Negli anni 50, in tutto il mondo cominciò a diffondersi il fenomeno dei dischi volanti, oggi conosciuti come UFO, oggetti volanti non identificati. Oltre agli avvistamenti, alcuni individui iniziarono a sostenere di essere entrati in contatto con gli occupanti di questi misteriosi velivoli. Fino ad allora, il fenomeno del contattismo non aveva ottenuto grande credibilità, essendo per lo più limitato a esperienze personali e difficili da verificare. Questo libro, tuttavia, apre prospettive nuove e sorprendenti, documentando casi in cui interi gruppi di persone hanno interagito per lunghi periodi con presunte entità extraterrestri. Si parla di due gruppi di alieni, situati vicino alla costa adriatica, nei pressi di Pescara, che si mescolavano tra i residenti e comunicavano con importanti personaggi, come Bruno Sammaciccia, un uomo di grande cultura e riconosciuto dall'UNESCO come Uomo dell'Anno, nel 1982. Questi esseri, descritti come molto alti e umanoidi, avrebbero avuto una base nel mare Adriatico e contatti telepatici con Sammaciccia. Il capitolo, Amicizia, del libro descrive le interazioni di queste entità con figure illustri come un cardinale brasiliano, un generale dei carabinieri e il console italiano Perego, che osservò un UFO sopra San Pietro nel 1953. Anche il giornalista e fotografo Bruno Ghibaudi documentò queste esperienze con fotografie impressionanti di oggetti emergenti dall'acqua vicino Pescara. Il libro non solo approfondisce il famoso caso Ummo, ma rivela per la prima volta l'esistenza del fenomeno Amicizia e le incredibili vicende vissute da persone in Italia, Svizzera, Austria, Germania, Francia, Unione Sovietica, Australia e Argentina. Gli eventi coprono un periodo che va dal 1956 al 1978, un periodo di intensi avvistamenti UFO e fenomeni inspiegabili nell'Adriatico, che si ritiene fosse la sede di una base extraterrestre benevola in lotta con altre fazioni. Chi ci racconta tutto questo è Bruno Sammaciccia, che ha avuto contatti con questi esseri per oltre 20 anni. Gli incontri, iniziati nel 1956, coinvolsero persone di Pescara, Chieti, Montesilvano e Sulmona, in un'esperienza unica e duratura. Gli extraterrestri, simili a noi ma con altezze variabili dai 60 cm ai 3,5 metri, si mescolavano tra noi, scegliendo con chi entrare in contatto. Questa storia, tenuta nascosta per 40 anni, è emersa solo recentemente, ma i contatti sembrano continuare ancora oggi con nuove persone, sempre in Abruzzo e in altre parti del mondo. Gli alieni V56, alti oltre 2 metri, sono stati avvistati lungo il lungomare di Pescara e nei pressi della stazione Tiburtina di Roma. Bruno Sammaciccia, scomparso nel 2003, ha lasciato un messaggio ai lettori: leggete questo libro con attenzione, perché può offrire indizi su una possibile salvezza, sia spirituale che umana. Concentratevi sui racconti e lasciate da parte i pregiudizi. Questo è ciò che speravo di ottenere scrivendo questo libro. Infine, un secondo libro sul caso Amicizia, pubblicato nel 2013 e intitolato 50 Years of Amicizia, amplia ulteriormente questa straordinaria storia, rivelando nuove informazioni e testimonianze e confermando l'importanza di queste esperienze nel panorama ufologico internazionale. Il secondo libro, 50 Years of Amicizia, scritto a quattro mani da Stefano Breccia e dall'autore australiano Warren P. Aston, è stato pubblicato nel 2013 dalla casa editrice Author House, raggiungendo prima il pubblico internazionale rispetto a quello italiano. Questa scelta potrebbe riflettere la volontà di evitare possibili controversie in Italia, considerando le polemiche suscitate dal primo libro, Contattismi di massa. Stefano Breccia, in diverse conversazioni, aveva espresso la sua decisione di mantenere un basso profilo riguardo all'argomento, timoroso delle reazioni che una maggiore esposizione avrebbe potuto provocare. Il libro è un'analisi approfondita delle esperienze descritte da Bruno Sammaciccia e da altri testimoni coinvolti nel fenomeno Amicizia. Tra le novità si trovano contributi di Connie Menger, moglie del noto contattista americano Howard Menger, e di esponenti del Centro Ufologico Nazionale, CUN. Inoltre, l'opera include una prefazione del ricercatore e saggista Ivan Ceci, che offre una valutazione critica del volume, arricchito da fotografie e documenti inediti. In 50 Years of Amicizia, Breccia e Aston delineano un quadro ancora più ampio e dettagliato del fenomeno, esplorando non solo gli eventi accaduti in Italia, ma anche in altre nazioni.
si parla di un'operazione segreta di scambio tra umanità terrestre e razze aliene, che ha coinvolto gruppi selezionati di persone in diverse parti del mondo. Questi contatti, per quanto straordinari, sono stati mantenuti sotto stretto riserbo, con pochi dettagli trapelati al di fuori delle cerchie coinvolte. Il messaggio di Hans, uno dei protagonisti di questa storia, ci porta direttamente al cuore dell'esperienza vissuta in Germania. Hans, un ingegnere delle telecomunicazioni, racconta come la tecnologia avanzata degli amici abbia ispirato invenzioni significative nel suo campo. Pur preferendo restare anonimo, Hans sottolinea l'importanza di queste memorie per le future generazioni, sperando che un giorno gli amici tornino a manifestarsi apertamente. Hans rivela anche come in Germania ci fosse una grande aspettativa che l'Italia potesse diventare un punto di riferimento nel campo degli studi ufologici, grazie al centro che Bruno Sammaciccia stava costruendo. Tuttavia, quando il progetto fallì, ci fu un forte sentimento di delusione e disperazione tra coloro che erano coinvolti. Questa storia, che è rimasta nascosta per tanto tempo, nonostante la sua incredibile portata, ci offre uno sguardo su un capitolo della storia umana che sfida la nostra comprensione della realtà. Gli amici, come li chiamavano i contattisti, erano molto più che semplici visitatori dallo spazio. Erano collaboratori segreti, portatori di un messaggio di evoluzione e cambiamento per l'umanità. Il libro di Breccia e Aston, dunque, non è solo un resoconto di fatti straordinari, ma anche un invito a guardare oltre le apparenze e a considerare la possibilità che non siamo soli nell'universo. Il mistero continua, e forse, le risposte che cerchiamo stanno solo aspettando di essere scoperte. Questo racconto si conclude con un messaggio di speranza, un invito a leggere con mente aperta e a prepararsi per un futuro in cui il contatto con civiltà extraterrestri potrebbe diventare una parte riconosciuta della nostra realtà. Bruno Sammaciccia ci lascia con un appello alla riflessione e alla comprensione, ricordandoci che ciò che oggi sembra incredibile potrebbe un giorno diventare parte della nostra storia comune. Mentre ci avviciniamo alla fine di questo incredibile viaggio, ci rendiamo conto che la storia di Amicizia e dei W56 è molto più di un semplice racconto di incontri alieni. È un mosaico complesso di esperienze umane, di scambi culturali e spirituali che ci spinge a riflettere sul nostro posto nell'universo e sulle potenzialità dell'interazione con altre intelligenze. La storia di Bruno Sammaciccia e dei suoi compagni di viaggio non è solo una cronaca di eventi straordinari, ma anche un invito a guardare oltre il visibile, a sfidare le nostre convinzioni e a esplorare le infinite possibilità che il futuro potrebbe riservarci. Le testimonianze raccolte nei libri Contattismi di massa e 50 Years of Amicizia sono frammenti di un puzzle ancora in parte nascosto, che potrebbe rivelare nuove verità sulla nostra esistenza e sul nostro legame con le stelle. Questi racconti, così come i messaggi lasciati da Hans e Bruno, ci spingono a mantenere viva la curiosità e la speranza. Forse, un giorno, ciò che oggi consideriamo impossibile diventerà parte integrante della nostra realtà quotidiana. Gli amici, con il loro messaggio di pace e cooperazione, ci ricordano che l'evoluzione della coscienza umana potrebbe essere solo all'inizio. In conclusione, vi invito a riflettere su quanto avete appena ascoltato e, se vi sentite chiamati a saperne di più, a esplorare i testi e le testimonianze che questi straordinari protagonisti ci hanno lasciato. La ricerca della verità è un viaggio senza fine, e forse, come ci suggeriscono gli eventi narrati, il nostro ruolo in questo vasto universo è più importante di quanto possiamo immaginare. Grazie per aver seguito questa storia insieme a me. Che possa ispirarvi a guardare le stelle con occhi nuovi, alla ricerca di quelle risposte che attendono solo di essere scoperte.